Cari telespettatori di Wedding TV, benvenuti a Villa Ferrara. Mi trovo a pochi chilometri dalla meravigliosa Tropea, in questa villa, una villa privata adibita a grandi eventi, una location incantevole, vista mare, giardini favolosi di proprietà di Deborah Valente. Ciao Deborah. Ciao Marco, benvenuto. Grazie in questa a te. Villa. In questa villa che splende di luce propria, illuminata sempre da un sole meraviglioso, immersa nel verde, perché a te il verde piace tantissimo. Sì, ormai lo sanno tutti, sì. I giardini mi fanno veramente impazzire e proprio qui adesso stiamo curando, guarda che bellissimi giardini. Questi viali. E questi viali, c'è un'aria splendida, quindi le piante crescono velocemente. Abbiamo voluto mettere tanto colore e rendere proprio questi viali colorati, fioriti, e quindi e sono veramente molto soddisfatta perché è venuta molto bene. Sei finalmente contenta. siamo pronti, abbiamo lavorato negli ultimi 2 mesi moltissimo per renderla finalmente pronta e devo dire che sono contenta per il risultato. Lo sentiamo, sì, si percepisce. Tu hai agito subito sul verde, la prima cosa, sì. Perché entrare in una location di questo tipo, percorrere i viali, questo che stiamo percorrendo adesso è l'ingresso dove abitualmente poi entreranno gli sposi perché questa, sì, è una villa destinata soprattutto ai matrimoni, agli eventi, a diciamo banchetti di ogni tipo, però soprattutto adesso ci stanno venendo a trovare molti sposi, futuri sposi in cerca di una location. La ricerca della location richiede tempo, ma soprattutto grande organizzazione. Di questo voi siete maestri. Valentour, il tour operator che tu hai creato, dirigi e gestisci, ne è dimostrazione, e qui la tua esperienza viene riportata pienamente in quella che è l'organizzazione della struttura, partendo appunto dal personale che ti accompagna, che ti segue in questa avventura straordinaria. Sì, la squadra è chiaramente la cosa principale, al di là della location, che è sicuramente bella e meravigliosa, però poi la squadra diventa fondamentale per la buona riuscita degli eventi e io sono contenta anche di quello. Quindi abbiamo abbiamo veramente voluto studiare bene ogni mossa. E quindi adesso siamo anche contenti del gruppo che si è venuto a creare anche qui, dello chef Luca Caligiuri, delle cerimoniere budriesi, del coordinamento della nostra event responsabile eventi che è Marianna, Marianna Bocchino, e quindi tutto questo mi fa stare molto tranquilla. Noi dopodomani abbiamo il primo evento, si inizia una bella stagione ricca già di appuntamenti. Tanti avete già scelto Villa Ferrara da questo momento per ogni festa o qualunque tipo di situazione che richieda una location bella, organizzata e affascinante come lo è Villa Ferrara. Fateci un pensiero, venite a visitarla quando volete. Ci sono gli elementi più importanti: c'è un grande spazio all'aperto, c'è una bellissima piscina, c'è tanto verde, c'è una vista mozzafiato, ci sono 2 sale interne di una eleganza incredibile, completamente nuove, le abbiamo proprio create nuove, anche l'ambientazione, abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo. Qualcosa un po' di diverso, diciamo non eccessivo, elegante, con tutto scelto nel posto giusto e studiato per ogni angolo. Ci sono tante situazioni anche nuove che avete voluto pensare, ideare, rivolte agli eventi, anche agli sposi e ai matrimoni, ma di questo ne parliamo tra poco, così come l'organizzazione del buffet, che sarà molto diverso, caratteristico, sì, legato molto al territorio, così come la cucina, Deborah. Sì, questa è la prima cosa proprio che abbiamo accordato con lo chef. Tu sai, il verde, i giardini, poi però io sono il molto territorio. Legata al territorio. Io vendo questo territorio all'estero, nel tu lo mondo, sai, nel qui nel mondo.
mondo. Questo è il nostro lavoro principale e quindi per me diventa fondamentale far assaggiare proprio i cibi del territorio con questa rivisitazione bellissima che fa lo chef Caligiuri, che è veramente un esperto della banchettistica. Quindi sono molto contenta anche di questo, siamo d'accordo su questo con tutto lo staff, non siamo andati a cercare i piatti estremamente stravaganti, elaborati o di una cucina per che non forza, ci appartiene. Ecco, di un gourmet che non ci appartiene. Quindi la nostra è una cucina territoriale, elegante, ma territoriale. Mangiare bene, vivere la location comodamente e avere gli spazi giusti sono, credo, gli elementi essenziali per la riuscita di un evento, è quello che chiedono le persone quando hanno necessità appunto di festeggiare qualcosa di importante. Sì, sì, giusto. Allora, è l'ambiente che si presta molto. Io la prima volta, quando sono entrata per la prima volta qui a Villa Perara, oggettivamente sono rimasta colpita proprio dalla posizione, ma dall'ambientazione, dall'atmosfera che c'è. Quindi gli spazi sono veramente immensi, quindi si può fare veramente tanto. E non ho neanche intenzione di riempirli per forza con degli accessori diversi dalla natura e da tutto la quello natura che è protagonista. Esatto, la e tu è intendi lasciarla libera, sì, di svilupparsi, sì, di essere ammirata per com'è, semplicemente valorizzandola. Sì, tu sai che io sono una sì, molto affezionata ai giardinieri, quindi anche qui, pianta, no? Anche qui c'è il giardiniere proprio perfetto che cura le nostre che piante, lavora. Che lavora. Petalo per petalo, foglia per foglia, giusto, pianta per pianta. Ecco, con il quale scegliamo anche proprio Deborah, le piante. Anche perché voi non lo sapete, la mattina fa il giro di tutte le piante. E le controlla. E le controlla. Se vedo una foglia che magari sta soffrendo, bisogna intervenire. Bisogna intervenire non una pianta, subito. Una foglia. Immediatamente, immediatamente. Quindi sì, questo è un aspetto proprio che fa un essenziale, po' da protagonista all'interno della villa. E poi tutto quello che vedi, insomma, tutti gli oggetti scelti con cura, tutti gli aspetti, tutti gli angoli che abbiamo voluto creare. Per me è una villa molto elegante. Lo è? Le immagini lo testimoniano, ma adesso vi racconteremo insieme alla responsabile eventi, a Marianna e al cerimoniere Luciano Budriesi, quelle che sono le differenze, le caratteristiche, le novità della location. Deborah, grazie, grazie, buon a te, lavoro. Marco, avremo molto da fare. L'avventura inizia qui. Esatto. A dopo, ciao, a grazie. Dopo. Ciao. Marianna, responsabile e alla direzione degli eventi di Villa Perara, mia amica storica, ti definirei, e quindi piacere mio rivederti in questo posto meraviglioso. Come stai? Bene, tu? Benone, è sempre grazie. Un piacere essere a fianco a te, Marco. Grazie, grazie Marianna, qui siamo in un posto incantevole e qui hai dato anche delle tue indicazioni per quelle che saranno le novità che tra poco vi illustreremo. Tu sei interior designer, intanto flower designer, quindi il tuo supporto di professionista in questi ambiti è stato anche molto importante. Sì, diciamo decisivo. E poi io ritengo che la progettazione sia la fase decisiva per raggiungere un risultato perfetto. La fase progettuale è importantissima. Vai orgogliosa di questi che sono appunto questi interni che facciamo questo Deborah percorso ha scelto insieme alla tua consulenza, ma che sono davvero molto particolari, anche molto eleganti, che sono in una delle sale di Villa Perara. Sì, devo dire che la dottoressa Deborah è stata veramente
molto decisa nelle scelte, si è fatta consigliare, ma lei aveva le idee molto chiare. Come sempre. Sì, come sempre. Sì, sì, è una cosa che ho notato da subito. Marianna, vorrei parlare con te di quelle che sono le proposte per chi sceglie Villa Perara per un evento, quindi partendo dalla disponibilità di tanti spazi, agli allestimenti, alle novità che avete voluto appunto inserire nella programmazione, certo, delle proposte della location. Certo. Allora, io ti rispondo con una domanda. Con una domanda che amo porre a chiunque si avvicina e si accinge a ricercare una location e quindi arriva a Villa Perara. Qual è il matrimonio dei vostri sogni? Questo è, per me, è il punto di partenza per costruire una proposta personalizzata, per arrivare all'obiettivo che Villa Perara si pone, quello di costruire un evento personalizzato e soprattutto un evento perfetto. E qui, come dicevo prima, la progettazione gioca un ruolo essenziale. E a fianco alla progettazione, ovviamente, il coordinamento e la regia dell'evento. Che la regia è essenziale. La regia, come tu mi insegni, Marco, è essenziale per ogni evento. Tutto deve incastrarsi. Deve incastrarsi in un puzzle perfetto di elementi e soprattutto di dettagli. E qui mi vorrei soffermare un attimo nel descrivere quello che noi amiamo il matrimonio spettacolo. So che questo ti piacerà moltissimo. Mi piace sia il matrimonio che spettacolo, perché il matrimonio è uno spettacolo. Il matrimonio deve essere uno spettacolo. Lo più bello della vostra vita. E vorrei aggiungere, oltre che l'emozione. Certo. Ci accomodiamo. Sì, certo. E vorrei aggiungere lo spettacolo perfetto, quelle che tra l'altro metti in scena tu, Marco, nelle tue cose, in tutto quello che fai, no? Noi siamo ambasciatori del matrimonio perfetto, in questo che è la nostra missione, quella di Wedding TV. Non a caso abbiamo creato una piattaforma, un canale dedicato al matrimonio, coinvolgendo i migliori professionisti del settore. Siamo qui a Perara. Ed è praticamente quello che in maniera diametralmente in linea con quello che fai tu, vogliamo creare noi a Villa Perara, un matrimonio perfetto, e io lo chiamerei matrimonio spettacolo perfetto, che mette in scena i sogni e quello che è il giorno più importante nella vita dei nostri futuri sposi. E come lo facciamo? Lo facciamo con un team coeso di tre figure fondamentali, se mi permetti, certo, di menzionare. Il cerimoniere, che è il signor Luciano Budriesi, che tra poco vedremo. Il nostro chef, che è il signor Luca Caligiuri, e io, che sono appunto la direzione eventi, quella che coordina un po' tutti. E poi dietro c'è comunque una grande organizzazione di persone, un motore sempre attivo e attento. È disponibile. Devo dire, è disponibile. E quindi qual è l'obiettivo? Quello di avere la nostra animazione musicale, la nostra pasticceria selezionata tra le eccellenze del territorio. E non da trascurare anche tutti gli addobbi floreali, quindi il flower design, il cake design e in ultimo e non meno importante, un prodotto esclusivo Villa Perara, la confettata. Apriamo l'argomento confetti, Marco. Dai, mi piace, anche perché è molto richiesta, se è particolare ancora meglio, e la vostra mi pare lo sia. Sì, è particolare per due elementi. Uno, per la produzione che c'è a monte. Noi vorremmo attingere ad un'azienda molto importante e di nicchia, che è l'azienda Mucci di Andria. Siamo in Puglia. È un'azienda artigianale e il confetto di generazione in generazione ancora producono il confetto come una volta. Loro sono quasi introvabile, un confetto artigianale di altissime proprietà qualitative, e loro sono anche i fautori del famoso Museo del Confetto. Il Museo del Confetto che si può visitare appunto ad Andria. Qual è l'altro elemento? L'elemento che voglio porre in scena io è una confettata itinerante. Cosa funziona? Ecco, appunto, ti spiego.
Insieme al Christian Mucci, che è il titolare al momento tramandato da padre in figlio dell'azienda, abbiamo messo insieme una serie di referenze di loro produzione, per cui avremo un confetto per ogni momento. Partiamo dal welcome con il confetto benaugurale per gli invitati che arrivano nell'attesa degli sposi, per poi passare in sala con un cristallo di limoncello, che è un piccolo confettino ripieno di limoncello che può essere utilizzato per pulire il palato da un gusto più forte a quello un po' più delicato, che può essere pesce carne o piuttosto anche pesce pesce, però sai, il nostro chef elabora diversi piatti dove in alcuni casi ci sono sapori più contrastanti, più forti, e in altri più delicati. Per finire poi al buffet dei dolci, dove ci sarà la classica confettata con quasi 10-12 referenze. E abbiamo anche i drageri pieni di distillati di rum per l'angolo dei sigari, ed infine il confetto per il caffè ripieno di sambuca. E non so, li possiamo anche assaggiare, perché io li ho tutti sopra su questo tavolo bellissimo. Magari per concludere, perché io sono tentato, immagino anche ci conduciamo lì. Il pubblico lo sarà altrettanto, i futuri sposi ancora di più. Questa è una piccola chicca pensata per voi, per coccolarvi, per accompagnarvi in questo bellissimo percorso che sarà la festa del vostro matrimonio proprio qui a Villa Perara, e alcune cose le ha anticipate la responsabile appunto alla direzione eventi, che è Marianna, che ringraziamo. Il resto lo scoprirete venendo qui in villa a visitarla quando e come desiderate, prendendo se possibile anche un appuntamento. Intanto grazie a Marianna, buon lavoro per questo bellissimo compito che hai, che ti piace e che, sì, piace che fai bene, perché lo conosci bene. Grazie, grazie. Buon lavoro. Ciao, grazie, Mariano. Grazie, ciao, mille. Ciao. La direzione della villa e della sala di Villa Perara è stata affidata ad un maestro che è un cerimoniere molto conosciuto nell'ambiente, che è Luciano Budriesi, che salutiamo e rivediamo con piacere. Come stai? Bene, Marco, grazie, buonasera, piacere mio. Buonasera, salve, a te. Salve. Allora, intanto vorrei chiederti cosa distingue questa location e queste sale, questi spazi adibiti appunto a grandi eventi, ai matrimoni, a feste particolari. Innanzitutto questa è una location veramente particolare in tutto, sia con gli spazi enormi che c'ha, che possiamo gestire in qualsiasi tipo di evento, e soprattutto il genere di matrimonio. Tanto che è grande, con gli spazi che possiamo partire, come ti ha spiegato la nostra responsabile, a questa sala bellissima, che è unica nel genere, sicuramente è molto particolare. Ampie vetrate, vista piscina, vista mare, vista giardini. Certo, sì, sì, come dici tu. È molto bella, anche la squadra di sala è molto preparata, il servizio che è fondamentale. Tu lo sai benissimo che il servizio è molto fondamentale, e quindi con me devono essere proprio professionisti veri del genere del servizio. Grazie, io direi insieme a te, Luciano, di spostarci, anche perché la curiosità è tanta, di assaggiare i confetti, certo, di farvi percepire anche il piacere di degustare questa confettata, e lo facciamo avvicinandoci appunto qui. Marianna ci sta aspettando alla confettata, perché prima di lasciare la location Villa Perara, insieme a voi, e io lo faccio per voi, assaggerò qualche confetto scelto e selezionato tra le migliori aziende, così come avete scelto e selezionato ogni vostro fornitore e anche professionista che opera e lavora in questa struttura, Marianna. Certo. Allora, come ti accennavo prima, questa è la nostra confettata itinerante, una referenza per ogni momento del matrimonio, i bianchi classici, il confetto al limoncello,
per cambiare il gusto. Questa è una chicca perché va servito freddo. Uh-huh. Ed è ripieno di limoncello, un piccolo confettino. Io ti consiglierei di iniziare da questo. Solo che è iniziare? Un tartufo, sì, iniziare. Questo? Sì, sì, questo. Questo? Questo qua, vai. È un tartufo, un confetto tartufato. Questo lo troviamo al Benvenuto, Benagurale, molto prezioso come confetto. Assolutamente. Beh, io un altro lo assaggerei, consigliami tu perché il primo è andato benissimo. Un dragé ripieno di distillato al cioccolato bianco. Posso? Sì, e sì. Con questo, cari telespettatori, plastico. Il bianco è il colore del matrimonio. Certo. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie a te. Villa Perara, a pochi chilometri da Tropea, per un grande evento per il vostro matrimonio, affinché il sogno diventi realtà. Grazie. Com'è? Senza parole. Semplicemente unici. Grazie. Ciao.